E stasera ringraziamo Ilios e Coreos che sono con noi, perché la nostra bandiera stasera brucia con il rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. È un po' differente da quella che faccio, ma è così perché è importante sia così. Grazie Ilios, grazie Coreos. Roberta, dove sei? Vieni o passo a te? Prima la Roberta, buon lavoro e ti ascoltiamo volentieri. Buonasera a tutti, prima di tutto ringrazio veramente tutta la platea, perché siete così numerosi e sono veramente felice in questo frangente, insomma, di vedere tanta gente. E devo dire che sono molto molto emozionata. E niente, tutti i discorsi della commissione che, alla quale io porto solamente le mie congratulazioni per il lavoro fatto, e soprattutto la ringrazio proprio per me stessa, perché mi ha arricchito molto, specialmente in questa ultima legislatura, e sì, spero veramente che insieme alle mie compagne si possa aver lasciato un segno, qualcosa su cui riflettere. Allora, il repertorio che ripresentiamo è un po' vario, come il nostro repertorio. Cominciamo con alcuni canti popolari, quindi canti di tradizione orale che ci vengono da molto lontano nel tempo, ma che hanno sempre la capacità di dirci qualcosa anche per oggi. Cominciamo con un canto che viene dalla Campania, si chiama semplicemente La canzone del pescatore. Parla d'amore, come quasi tutti quelli che sentirete dopo, e che è sempre un altro canto popolare, molto antico, però è stato rivisitato in tempi moderni, quindi sicuramente lo riconoscerete. È una ballata inglese, Scarborough Fair. Thank you.
Che praticamente è un elogio dell'ozio. Poteva essere. Quindi. Però noi facciamo nostro come I love the shed and too.
Un applauso a Roberta! Passiamo a qualche canzone un po' più moderna. Diciamo, questa è stata scritta per un film circa 65 anni fa. Ooh.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Combattere per la propria libertà, per i propri diritti, è un canto molto antico che viene dal Brasile, si chiama Peixinhos do Mar, e la storia che c'è dietro è la storia di degli schiavi che autoliberatisi, in qualche modo liberati, fuggiti dalla condizione di schiavitù, siamo nel 1700, si rifugiano in delle comunità della foresta amazzonica che si chiamano Quilombos. Questi villaggi esistono ancora oggi, che sono praticamente l'eredità di quei villaggi fondati da questi ex schiavi. E in questo contesto nasce questo canto, che come sentirete è molto, molto poetico, ma esprime anche questa voglia di riscatto e questa voglia di combattere per la propria condizione. E le parole dicono più o meno: chi mi ha insegnato a nuotare sono stati pescatori, sono stati pesci del mare. E noi che veniamo da un'altra terra, da un altro mare, e quello che chiediamo, abbiamo polvere, piombo e pallottole, quello che chiediamo è combattere. Quindi è da una parte molto forte e da una parte c'è anche questa politicità legata al nuotare. Che mi insegnò a nadare, che mi insegnò a nadare. Poi, poi marinero, poi lo speschignoso mar. Poi, poi marinero, poi lo speschignoso mar. Che mi insegnò a nadare, che mi insegnò a nadare. Yeah.
per i diritti, perché ha vinto la missione per i diritti. Appunto, delle donne, e si chiama Bread and Roses, cioè pane e rose. E consiglio poi di conoscere il testo, perché appunto chiedono, sono le donne che dicono che marciano per chiedere il pane, ma anche le rose che escono dalle sporche cucine, e lo fanno per la vita intera. E mentre marciano lo dicono, noi marciamo anche per gli uomini, che sono i nostri compagni, i nostri figli, e chiamano in causa e aprono la strada al fatto che sia un cammino di liberazione in comune. E quindi questa ci sembra molto, una canzone molto bella, ed è, ha caratterizzato e ha incoraggiato tante donne. E citiamo tra l'altro un film, Pride, vi consiglio tantissimo di vederlo, nei nostri cuori, dove tra l'altro i giovani delle associazioni gay e lesbiche di Londra scelsero di solidarizzare negli anni 80 con i minatori, costruendo una nuova unione, una nuova amicizia, e all'interno di questo film c'è questa canzone. Ma penso, insomma, lo vogliamo dedicare oggi a un'altra sorella che è stata minacciata di stupro da un'organizzazione che non avrebbe dovuto esistere in questo paese, un'organizzazione che stupra e inneggia lo stupro, che ha già ucciso e fomentato l'odio, che è Casa Pound, e quindi la dedichiamo a tutte le donne. Oh!
Rilanciarvi il 18 saremo, non ve l'ho detto prima, all'auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze alle 21, l'ingresso per tutto, arrivate per tempo perché non è così grande. Shut up, we do what?
Fai fare bella ciao come il resto da Roberta. Potete cantare con noi. Signor, fanno altri 5 voci, che ne fa la volta. Partigiano, 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 partigiano.